Buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi terminiamo il nostro discorso sulla scolastica andando a vedere come va a concludersi, ad esaurirsi questo movimento filosofico medievale. Lo facciamo attraverso l'analisi di un'altra delle grandi figure del pensiero cristiano di quest'epoca, quella di Guglielmo di Occam. Ci sarebbero tanti altri autori della scolastica che non abbiamo visto, come Duns Scoto, ma così come per il fiorire della scolastica ci siamo concentrati su Tommaso, su quest'ultimo periodo ci concentriamo su Occam, che è forse davvero l'ultima grande figura della scolastica, tanto che proprio però il suo pensiero molto radicale porterà proprio al superamento di questa filosofia. Chi era Occam? Occam era nato nel 1290, quindi siamo passati praticamente al 300, ed era un francescano che però per alcune sue posizioni molto radicali, soprattutto anche sulla povertà di Cristo, si scontrerà anche col papato per le sue idee, era una personalità molto forte. Qual è il pensiero fondante di Guglielmo di Occam? Ecco, sul tema su cui si sono concentrati tutti gli intellettuali della scolastica, cioè il rapporto tra fede e ragione, la sua posizione è molto semplice, che è impossibile che ci sia un accordo tra la verità rivelata e la filosofia, cioè tra fede e ragione. Perché? Molto semplicemente perché tutto ciò che oltrepassa l'esperienza umana, tutto ciò che noi possiamo, di cui possiamo avere esperienza, non può essere conosciuto dall'uomo. Quindi ciò che va al di là delle nostre possibilità di esperienza sensibile, possiamo anche dire, non può essere oggetto di conoscenza, non può essere considerato una verità, dimostrata, diciamo così. Ecco, la quella di Occam possiamo già dire che è, per quanto riguarda la conoscenza del mondo, un'impostazione fortemente empirista. Questo termine torneremo ancora nelle prossime lezioni, soprattutto parlando della filosofia moderna. Un empirista, forse l'abbiamo già accennato in passato, è colui che basa tutta la propria conoscenza sull'esperienza. Quindi io posso essere certo solamente di ciò di cui posso avere esperienza. Se io di tutti i concetti relative alla teologia, relative alla fede, non posso avere esperienza, allora non posso pretendere di avere una conoscenza certa di questi fenomeni. Quindi cosa vuol dire tutto ciò che, riassumendo, le verità di fede, cioè ciò in cui io credo e che mi viene dato dal testo sacro, dalla Chiesa, tutta la verità rivelata, insomma, ecco, le verità di fede non possono far parte dell'indagine filosofica. Sono due piani completamente separati, fede e filosofia, oppure fede e scienza, come spesso ripete Occam, anche su questo ci torniamo. Sì, Occam afferma che esiste una sorta di teologia razionale, come disciplina, diciamo, però che ha un ambito di lavoro molto limitato e soprattutto non è scientifica. Teologia razionale non mi dà una conoscenza pari a quella che mi può dare una scienza empirica, diciamo. Quindi quale deve essere il vero oggetto della conoscenza umana? Che cosa dovrebbe concentrarsi l'uomo nella sua indagine? Semplicemente sulla natura, sul mondo circostante, appunto su ciò di cui puoi avere esperienza. Invece la teologia rimane fuori dalla scienza, appunto. Ecco, per quanto riguarda la conoscenza del mondo, approfondendo questo aspetto, ci sono diversi modi con cui io posso avere esperienze e conoscere quindi il mondo. La conoscenza più salda e più certa, secondo Occam, è la conoscenza cosiddetta intuitiva. Ricordiamoci sempre questo termine, lo abbiamo già trovato in passato, qualcosa che io intuisco è qualcosa che io conosco in maniera immediata. Cioè, con la conoscenza intuitiva le cose mi appaiono nella loro evidenza. Il mio giudizio sulla realtà è immediato. La conoscenza intuitiva mi dice che qui davanti a me ho un bicchiere, che questo è un bicchiere. È una realtà che i miei sensi mi restituiscono una realtà immediata, eccolo qua, davanti a me, posso esserne ragionevolmente certo. Questa è una conoscenza intuitiva immediata. Ecco, anche su questo Occam ulteriormente approfondisce, se vogliamo, perché io della conoscenza intuitiva posso avere una conoscenza perfetta o una conoscenza imperfetta. Anche qui, se non vogliamo scendere troppo nei dettagli, ma in verità è molto semplice. La conoscenza perfetta è una realtà attuale, eccolo qua il bicchiere nuovamente, che è una conoscenza perfetta, intuitiva, non posso avere nessun dubbio sull'esistenza di questo bicchiere. Una conoscenza imperfetta, intuitiva e imperfetta, eccolo qua, non lo vediamo più, il bicchiere che abbiamo visto poco fa,
però una conoscenza imperfetta si rifà a un'esperienza passata, cioè è una sorta di ricordo di un'esperienza attuale. L'abbiamo visto poco fa, il bicchiere, l'abbiamo conosciuto e nella mia mente rimane quella conoscenza, anche se non è più attuale. Quindi questa è per quanto riguarda la conoscenza intuitiva. Esiste anche una conoscenza astrattiva, se vogliamo. Cos'è una conoscenza astrattiva? Tutto ciò che io elaboro nella mia mente, indipendentemente dalla realtà o in realtà di un oggetto. Ora, noi abbiamo avuto esperienza di un bicchiere, possiamo raffigurarci, una scena, un'immagine di un altro bicchiere, ad esempio, simile a quello che abbiamo visto, con una forma diversa, più grande, più piccolo. Possiamo farci dei ragionamenti, anche se magari quel bicchiere che noi possiamo immaginarci non esisterà mai. Quindi la conoscenza astrattiva prescinde dalla realtà o in realtà di un oggetto ed è chiaramente, secondo Occam, subordinata alla conoscenza intuitiva, che è quella certa. Ecco, da qui deriva la posizione di Occam sui cosiddetti universali, anche su questo non ne abbiamo trattato in una video lezione, però cosa sono gli universali? Sono quelle definizioni, diciamo, generali su cui molto si erano interrogati gli scolastici, ovvero l'idea di uomo, il concetto di uomo, esiste o non esiste in realtà l'uomo, l'umanità, così come tutti gli altri nomi generali che accomunano le cose, albero, sedia, no, ma anche se vogliamo la giustizia, se può anche essere un altro esempio. Ecco, la posizione di Occam sugli universali, sulla loro esistenza, è abbastanza netta, possiamo già immaginarla, andiamo a vederla tramite questa lettura. Siccome non basta enunciare le tesi, ma bisogna dimostrarle con l'evidenza, mi sforzerò di produrre delle dimostrazioni per le affermazioni fatte prima e di confermarle con argomenti di autorità. Che l'universale non sia una sostanza esistente fuori della mente, lo si può dimostrare apoditticamente. In primo luogo argomentando così: nessun universale è una sostanza singolare numericamente una. Se si sostenesse ciò, ne seguirebbe che Socrate è un universale, perché non c'è alcuna ragione per affermare che un universale è una sostanza singolare piuttosto che un'altra. Dunque, nessuna sostanza singolare è un universale, ma ogni sostanza è numericamente una e singolare. Ogni sostanza, infatti, o è una cosa e non è più cose, oppure è più cose. Se è una cosa sola e non è più cose, è numericamente una. In ciò infatti consiste, a parere di tutti, l'essere numericamente uno. Se invece una sostanza è più cose, o è più cose singolari, o è più cose universali. Se si dà il primo caso, ne deriva che una sostanza sarebbe costituita da più sostanze singolari e conseguentemente, per la stessa ragione, una sostanza avrebbe più uomini. E allora l'universale si distinguerebbe sì da una cosa particolare, ma non si distinguerebbe da più cose particolari. Nel caso invece che una sostanza fosse più cose universali, prendo una qualsiasi di queste cose universali e mi domando: o è più cose oppure una cosa sola? Se si verifica il secondo caso, ne deriva che è singolare. Se si verifica il primo, mi domanda ancora: o è più cose singolari o è più cose universali? E così o ci sarà un processo all'infinito, o si arriverà a concludere che nessuna sostanza è universale, intendendo per universale ciò che esclude il singolare. Con ciò è dimostrato che nessuna sostanza è universale. In secondo luogo, se l'universale fosse una sostanza esistente nelle sostanze singolari e da esse distinta, ne deriverebbe che potrebbe esistere senza di esse, dal momento che ogni cosa che è per natura anteriore a un'altra può esistere, in virtù di un atto della potenza divina, anche senza quest'altra. La conseguenza però è assurda. Ora, qua Occam riporta due dimostrazioni del fatto che l'universo della sua tesi, cioè che l'universale non è una sostanza, questo è il concetto di base, cioè concetti universali come uomo, albero, cane, qualunque cosa che noi possiamo intendere che possa raggruppare tutta una serie di enti singolari, questi universali non sono delle sostanze. Ora, non ci soffermiamo su tutta la dinamica di queste dimostrazioni. La prima ricalca molto un modo di ragionare che già abbiamo visto in Anselmo, cioè è una dimostrazione che razionale va a dimostrare l'assurdità dell'affermazione che l'universale sia una sostanza, perché si basa su un punto di partenza che abbiamo visto: ogni sostanza è numericamente una e singolare, quindi esistono solamente sostanze individuali. Ok?
Poi qui lui dimostra che, appunto, se io affermassi il contrario, arriverei a conclusioni assurde. La seconda dimostrazione, invece, si basa sul fatto che se l'universale esistesse in sostanze singolari, e quindi il singolare deriva dall'universale, allora l'universale potrebbe sussistere anche senza il singolare, ma l'idea di uomo potrebbe sussistere se non esiste neanche un uomo concreto? No, la conseguenza è assurda. Ora, al di là poi appunto di questi dettagli, la sostanza qual è? È che però cambi universali non sono appunto una sostanza, ma sono quello che lui chiama una supposizione. Cioè che cosa? Il segno di una classe di cose, ciò che le rappresenta in un discorso, cioè l'idea di uomo, che cos'è? Esiste o non esiste nel concreto? Però secondo Occam no, lui assume una posizione nominalista, nel senso sono dei nomi, o meglio ancora, dei concetti. Quindi gli universali esistono o non esistono? Secondo Occam, gli universali esistono, ma solo nell'intelletto umano. È nell'intelletto umano che esiste l'idea di uomo, che esiste l'idea di albero, di cane, perché queste idee si formano nell'intelletto partendo dalle cose, quindi sono gli universali che derivano dalle cose. Senza gli uomini singolari io non avrei mai l'idea di uomo, e quindi l'universale deriva dalle cose e non viceversa, come si affermava ad esempio nella filosofia platonica. Tornando invece a uno dei punti da cui siamo partiti oggi, il rapporto fede-ragione, ecco, per Occam fede e ragione seguono percorsi decisamente distinti. Da una parte abbiamo la scienza, che si basa sull'esperienza, dall'altro lato abbiamo la teologia, cioè tutto ciò che riguarda la verità rivelata. Anche su questo punto forse è interessante leggere questo breve trafiletto, che è abbastanza emblematico. Gli articoli di fede non sono principi di dimostrazione né conclusioni e non sono neppure probabili, giacché appaiono falsi a tutti o ai più o ai sapienti. Intendendo per sapienti quelli che si affidano alla ragione naturale, giacché solo in tal modo si intende il sapiente nella scienza e nella filosofia. Ecco qui ribadito quello che abbiamo detto, cioè tutto ciò che è fede, gli articoli di fede, non possono essere né dimostrazioni né conclusioni di ragionamenti, e non li si può dare neppure per probabili, perché chiunque voglia applicare la ragione agli articoli di fede li troverà falsi o comunque non dimostrabili, cioè tutte le dimostrazioni, meglio, anzi tutte i tentativi di dimostrare gli articoli di fede si rivelano tentativi infruttuosi. Approfondiamo questo aspetto. Applicando questo pensiero a quello che era un altro dei grandi problemi della scolastica, cioè il tentativo di dimostrare l'esistenza di Dio, ecco che Occam coerentemente va a rifiutare tutte le prove dell'esistenza di Dio. Come abbiamo già detto, solo l'intuizione, cioè l'esperienza, ci dà la verità. E quindi Occam rifiuta tutte le prove sia a priori che a posteriori, quella di Anselmo, quella di Tommaso. Sono pretese inutili quelle di tentare di dimostrare attraverso la ragione l'esistenza di Dio. Così come la ragione non può dire nulla anche degli attributi di Dio. Leggiamo questo testo. Accingendomi a risolvere il problema, primo dirò che cosa si deve intendere con quel termine, Dio. Poi risponderò alla domanda. Quanto al primo punto, dico che del nome Dio si possono dare diverse definizioni. Una è questa: Dio è una qualche cosa che, nell'eccellenza e nella perfezione, supera ogni altra cosa da sé. Un'altra è questa: Dio è quell'essere di cui non esiste uno migliore e più perfetto. Quanto al secondo punto, io dico che se si prende Dio secondo la prima definizione, non si può dimostrare apoditticamente che ci sia un unico Dio. E la ragione è che non si può sapere con evidenza che Dio, inteso in quel senso, esista. Quindi non si può nemmeno conoscere con evidenza che Dio, sempre secondo quel significato, sia uno solo. Si deve sapere tuttavia che è possibile dimostrare l'esistenza di Dio nel significato dato dalla seconda definizione, poiché si darebbe un processo all'infinito se fra gli esseri non esistesse uno del quale nessun'altra cosa è anteriore e più perfetta. Da questo però non segue che si possa dimostrare che di tali esseri ne esiste uno solo, e questo lo riteniamo in base alla fede. Ecco, quindi vediamo qua sempre il metodo di Occam: attraverso l'uso della ragione, la razionalità, lui ci tenta proprio di dimostrare che non solo non posso dire nulla, non posso dimostrare l'esistenza di Dio, del Dio cristiano, ma non posso neppure parlare degli attributi di Dio, cioè la mia ragione non può arrivare in nessun modo a affermare l'unicità di Dio, che esista un solo Dio.
Io non posso cercare di trovare una dimostrazione razionale a questo. Ci credo, ma perché appunto è una verità di fede, non perché la mia ragione sia in grado di arrivare a questa conclusione. E Occam non si limita a rifiutare tutte le prove dell'esistenza di Dio o comunque l'utilizzo della ragione applicata alla verità di fede, ma si spinge anche oltre andando a rifiutare praticamente tutta la metafisica tradizionale e dei suoi concetti. Ricordiamo il termine metafisica, quindi tutto ciò che va oltre la fisica, quindi oltre l'esperienza. Ed è qui che arriviamo al famoso rasoio di Occam, o altrimenti chiamato principio di economia, cioè il metodo di indagine, potremmo anche dire, di Guglielmo di Occam, che si basa su questa affermazione, cioè che secondo Occam è inutile moltiplicare gli enti. Cioè, se io voglio spiegare l'uomo, è inutile che mi creo l'idea di uomo e ragiono sull'idea di uomo di umanità. No, l'uomo è una persona singolare, la sostanza, abbiamo detto prima, sono sempre qualcosa di individuale, esiste un uomo. L'umanità, l'uomo con la U maiuscola, è qualcosa su cui io non devo neanche ragionare, perché è una moltiplicazione degli enti, cioè io oltre all'ente individuale creo anche una sostanza su cui dovrei ragionare. Non è economica questa cosa. Perché? Perché quindi la conseguenza sarà che l'esperienza su cui Occam si basa non ci permette di conoscere delle nozioni come la sostanza, ma anche la causalità, la finalità, tutti questi concetti che appartengono alla metafisica classica. Non sono delle conoscenze, anche in questo caso, perché io non ho gli strumenti per arrivare a questo. Come Occam dimostra questo, ad esempio, parliamo della sostanza. Cioè quello che secondo Aristotele permane dietro le diversità, la vera essenza di una cosa all'interno delle cose stesse. Ecco, degli enti, in questo bicchiere tornando ad esempio, io conosco solamente le sue qualità attraverso i sensi, conosco delle forme, conosco un colore, una consistenza. Ecco, non posso risalire alla sua sostanza, al suo essere bicchiere, diciamo propriamente detto. Quindi, i miei sensi non mi permettono di penetrare ciò che c'è al di là di questa forma esteriore, diciamo così, così come per l'uomo è la stessa cosa. Oppure, altro concetto della metafisica, la finalità, tutto avviene in vista di un fine. Ecco, anche Aristotele aveva detto questa cosa, ma per Occam non si può dimostrare in alcun modo che i fenomeni della natura si verificano in vista di un fine. L'esperienza non mi restituisce questa realtà. Anzi, l'esperienza mi dice che la natura agisce secondo necessità e quindi anche la finalità è qualcosa che va oltre la conoscenza scientifica, secondo Occam. E quindi ecco che Guglielmo di Occam demolisce tutte le certezze della metafisica tradizionale attraverso questo suo metodo. Cosa deve fare quindi il filosofo o lo scienziato comunque in generale? Deve prendere la via più facile, molto semplicemente, appunto eliminare tutti questi enti, questi concetti inutili e dannosi. Questi concetti vanno eliminati, bisogna prendere atto della realtà così com'è, senza cercare spiegazioni metafisiche, senza andare a indagare la sostanza, senza ricercare le cause prime della realtà o i suoi fini ultimi del mondo. Non cercare l'essenza e il fine dei fenomeni, ma descrivere la realtà così com'è. La scienza è questo, descrive la natura, il suo funzionamento, non cerca spiegazioni che vanno oltre. Ecco. Ed è questa la modernità di Occam, in conclusione, abbiamo finito questa lezione, nel senso che quello di Occam, che ricordiamo vive nel 300, è un pensiero molto moderno. Lo capiremo quando vedremo i grandi empiristi dell'età moderna, perché molte delle cose che abbiamo detto in verità le ritroveremo ulteriormente sviluppate in filosofi che arriveranno secoli dopo, Guglielmo di Occam. Bene, allora con questa chiusura, diciamo, concludiamo. Ma la lezione di oggi concludiamo il nostro ciclo sulla scolastica. Dalla prossima lezione inizieremo dei nuovi temi e cominceremo ad entrarci nella filosofia moderna.